E ciao a tutti, scuotigliai di Attivate 2.0 e benvenuto a un nuovissimo video. Come vedete, non ho pubblicato ne nessun altro video su YouTube perché ovviamente ho dedicato molto più tempo a TikTok e quindi poi l'ho eliminato definitivamente perché ho saputo che certa gente andava diciamo a sputtanare tutto quello che dicevo ultimamente sulle ultime barzellette, tipo quella di Antonino Nino Nino, e mi prendevano in giro. Ora, volevo parlarvi un po' stasera di una persona che mi ha dato sempre fastidio, del clan, che proprio manco lo vorrei vedere. Il fatto è che diceva ultimamente molti like da diverse persone del clan, pure un reparto femminile, mettiamoci pure, e di altro genere di persone. Ora dico io, è normale? Vediamo se è normale se una persona del genere può ricevere tutti questi like, perché pure commenti con tipo tosto, che un tipo di qua si fa le uscite e di ah, perché io ho uscito un nefazzo praticamente. Pure pigliare all'aspa certe volte. Oppure pigliare, che ne so, a bagheria. No, io non ci sogno tosto. Sogno brutto praticamente. La mia faccia è un pece a nudo. Piace soltanto la faccia di quello lì. A me non mi sembra corretto che soltanto quella persona debba ricevere like solo perché è superiore, è grande, è di qua e di là. Non esiste. Cioè, allora perché l'ho creato il mio profilo? Proprio per niente. Perché io almeno vedo, almeno ad esempio ad Antonino, Mattia, che me li mettono i like della mia comitiva. Ma che andando a quella persona che riceve like da clan, che proprio non me l'ha messo mai. Minchia, non dica mi fa imbestialire. Perché nessuno è nato perfetto. Io ho visto certe ragazze, pure certi ragazzi, che si hanno fatto pure la chirurgia plastica per apparire più bello. O alle femmine o ai maschi. Quella bocca che sembra tipo come un scimmione. Io preferisco le cose al naturale, non preferisco la chirurgia plastica. Il Signore, Dio, non ci ha creati tutti plastica, ci ha creati così, ossa e carne e spirito. Quindi, cosa che intendevo sottolineare su questo aspetto? Che non dobbiamo farci belli agli occhi degli altri. Ad esempio, tu sei Lario. Dici, no, mi ci metto con te. E a me è capitato. Quando provo ad abbracciare una persona, sembra che si allontanano. O perché sogno brutto, o perché di qua, o perché di là. Spesso e volentieri è capitato. Perché le ragazze di oggi preferiscono i maschi che hanno, come dire, un volto splendido. O perché c'hanno il motore, o perché c'hanno tutte le meraviglie del mondo. E non è così. Seppure come dire, amare i ragazzi perché c'hanno motore, perché hanno le cose più particolari, più costose.
Se le hanno meno costose, allora niente. Se ce l'hanno più costose, invece l'accettano subito. C'è una cosa impressionante che ho notato pure. Ora, andando, dico alla persona X, che mi va a dire l'altra volta. Non so come si abbia permesso, ma ancora me lo ricordo, che la messa di un lunedì feriale del Corpus Domini mi va a dire che ero scunzato. Che ero scunzato? Mi devo se fare sentire dire? No. As non esiste, assolutamente, che debba sentirsi superiore a me. Non esiste. E soprattutto, dico, ripeto ancora una volta, non c'è soltanto questa persona che spara più cavolate di me, perché io le sparo pure, le scapazzo, ci faccio pure la frittata, per dire. Chi se ne spara tu, pare. Sto dicendo tu, poi c'è una radiolina. Non finisce mai di fare battute. Dico, per carità, sono pure io che le faccio le battute. Quando sento una parola, gli metto pure la canzone. Se può, che ne so, salirò. Tipo così. E commento. Ok. Ma questa persona che... Dico... Cosa c'è da che vale? Boh. Comunque, dicevo anche, volevo dire anche, che la ragazza, oltre a farsi bella, ti allontana pure dagli amici che hai. Perché sì, poi nascono quei rapporti, va bene, di amore. Ma se tipo tu ti avvicini al ragazzo della ragazza, la ragazza già ti dice no, va tenne, come zito è mio, non me la toccare. Soprattutto mascolo fa così. Se vede una ragazza avvicinarsi alla ragazza, picchiacchierare, dice no, non me la toccare, a me zita. Cioè... E la mia ragazza, cioè, c'è pure sto atto di... non lo so. La gente è strana certe volte. Eppure cioè, sentivo un giorno, una volta, uno che mi va a dire dal finestrino della macchina che ero tutto... coglione. Coglione. E io... Mi devo far sentire di questa cosa, che ovviamente non c'entra del canne. Una persona che ovviamente conosco beh, dalla media. Detto questo, spero che questo messaggio sia arrivato, che non c'è soltanto quella persona X da mettere like, che ci sono pure io, il sottoscritto. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti.